Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle interviste di Calabria News 24. Con grande piacere ospitiamo nuovamente la campionessa Romina Cozzolino. Benvenuta Romina. Salve. Allora, devi raccontare a noi, ai nostri telespettatori, un risultato importantissimo che tu hai raggiunto proprio sabato scorso 13 aprile a Genzano in provincia di Roma. Hai vinto i campionati italiani assoluti di low kick nella categoria meno 70. Innanzitutto, complimenti. Grazie. Com'è andata? È andata bene, è stato un percorso lunghissimo, difficile perché comunque c'è tanto lavoro dietro, però ci siamo presi una soddisfazione assurda. Scendere sabato dal ring a vedere il mio maestro piangere è stata per me la soddisfazione più grande. Certo, sicuramente una grande soddisfazione. Tra l'altro, tu sei reduce anche da tantissimi altri premi, riconoscimenti Sì. importanti, e proprio questo di Genzano ti porterà direttamente ai mondiali che si terranno in Bosnia, tendenzialmente verso ottobre. Quindi Sì, più o meno. ci sarà proprio un allenamento ad hoc che tu dovrai fare. Spiegacelo. Sì, adesso inizia un altro percorso. Ci saranno gli allenamenti con la nazionale italiana. Ovviamente la mia preparazione la farò qua insieme ai miei ragazzi, però ci saranno delle sedute che farò A con Cosenza, loro. ricordiamo a Sì. Cosenza nella palestra di. Sì, io mi alleno a Cosenza nella palestra Hedonism a Via Sì? Panebianco e mi alleno a Rende nella palestra in Punta di Piedi di Giusy Massarini, che sarebbe Quindi. la sorella del mio maestro, quindi per me è più di una sorella. Che è Sì, Domenico Domenico Massarini? Massarini è il mio Domenico maestro, Massarini. sì. Ecco, quindi questo diciamo è un connubio che dura anche da tanto tempo, per cui tu da molto tempo ti alleni anche sia appunto alla palestra Ledonis che anche Cobra Team con il tuo maestro che appunto come hai sottolineato prima è stato anche molto contento ed emozionato per questo tuo traguardo raggiunto. Sì, ma perché dietro, ti ripeto, chi non c'è dentro tante cose non le può capire, Certo. facciamo dei sacrifici assurdi e quando tu arrivi ad ottenere questi risultati comunque è normale che la soddisfazione è grandissima. Poi dietro ci sono tante persone, cioè dietro alla mia vittoria c'è tanta gente che mi ha aiutato, mi ha supportato, infatti io È con un la lavoro scusa. comunque di squadra, Sì. chiaramente il risultato è tuo, però è chiaro che Sì, è un lavoro di squadra. assolutamente sì. E come ti senti per la preparazione dei mondiali? Cioè, stiamo parlando di mondiali, tra l'altro tu sei originaria di Sì, Cosenza, io sono nata a Cosenza e vivo a a Rose, Rose, quindi sei proprio di casa nostra, per sì. cui è un talento, un atleta che sta appunto crescendo e che sta ottenendo dei risultati molto importanti. Ecco, come ti preparerai proprio anche emotivamente a questo Allora, mondiale? guarda, io ogni volta che finisco le mie gare, appena scendo proprio dal ring, scarico tutta l'adrenalina. Certo. Questa volta non mi è successo, cioè io sono proprio carica e Perché? pronta, non lo so, forse perché è un risultato grandissimo per Ma te lo noi. aspettavi, Romina? Allora, io lo volevo, quindi in realtà ho fatto di tutto per vincere questa medaglia, cioè io ero sicura di andare lì e Quindi vincere. la determinazione, conta la Sì, quello non ci determinazione. manca. E tra l'altro mi dicevi prima proprio di a telecamere spente che questa è stata diciamo, una competizione che ha coinvolto 400 atleti a livello nazionale, Sì. ovviamente. Tu hai gareggiato anche con una persona, un atleta anche molto, molto forte, per Sì, cui con... non è stato No, semplice. devo dire che era, cioè, un'atleta tosta, Tosta. cioè nel senso sono arrivati dei colpi molto molto duri eppure lei ha retto, quindi semplice non è stata questa mia gara. Direi di sì. Vogliamo spiegare per chi come me è totalmente ignorante rispetto a questa cosa, io lo ammetto purtroppo anche con te, diciamo che con te e con Domenico sto imparando. Low kick, che cos'è? Cioè, che tipo di combattimento è? Allora, io te lo spiego in modo Sì. semplicissimo. Nella mia disciplina andiamo a tirare calci e pugni. Sul ring si tirano a contatto pieno, quindi praticamente il colpo viene affondato. Low kick perché io posso tirare i calci sia bassi che alti, ovviamente insieme ai pugni. Si differenzia da questo perché c'è anche il full in cui si possono tirare i calci, ma solo Quindi è calci un ring a tutti gli alti. Sì, effetti. Vi ci picchiamo picchiate seriamente. Sì. seriamente. Romina, allora, un'altra curiosità, che tipo di alimentazione poi dovrei fare, devi fare costantemente, chiaramente per mantenerti in forma, perché chiaramente la muscolatura ha bisogno Allora, di l'alimentazione incide tanto, devo certo. essere sincera, io sono una persona che mangia tanto e si vede anche perché la mia categoria non è leggera, però influisce molto, devi saperti gestire, cioè se tu tutti i giorni inizi a mangiare le patatine Non lo puoi fritte, fare. no, nel senso non reggi proprio fisicamente e non arrivi bene ad allenarti in un All'obiettivo. certo modo, sì, assolutamente sì.
Bene, un'altra curiosità prima di chiudere, ma come ti è venuto in mente, detto proprio molto così, cioè, spicciolo, come ti è venuto in mente di iniziare, cioè, di, tra l'altro non è proprio uno sport femminile, per quanto tu sei molto femminile, però ti ringrazio. Al di là dei luoghi comuni, cioè, diciamo che queste discipline non sono proprio così adatte ad una donna. Come ci sei arrivata? Che Guarda, tipo di spinta hai avuto? È come dire sempre le stesse cose, però seriamente è successo per puro caso, perché io mi allenavo in sala pesi in un'altra palestra e vedevo questo gruppo di ragazzi attraverso una vetrata che facevano dei combattimenti. A me questa cosa mi incuriosiva. Bene. Ho provato, dopo 3 mesi ho fatto la mia prima gara, ho vinto e lì sinceramente non mi sono più voluta Quindi fermare. Quindi da subito, nel senso sì. Tu ti sei approcciata a questo sport? Ho iniziato grande, perché comunque le persone di solito iniziano da piccoli. Quanti anni hai? Io ne ho 33 e ho iniziato più o meno 10-12 anni fa. Quindi comunque ero già grandissima in confronto, calcola che io ho il gruppo dei bambini, ho bambini di 4-5 anni. Sì. Però il fatto che comunque alla mia età io riesco a fare e ad ottenere titoli grandi vuol dire che ce la possono fare tutti, cioè se sei testarda sì. Assolutamente sì, questo è un buon messaggio. Sì. Bene Romina, congratulazioni per questo traguardo. Grazie. Importantissimo, siamo veramente orgogliosi di te e in bocca al lupo per la prossima competizione mondiali in Bosnia, per cui ti ringrazio. In bocca al lupo. Io al volo Dai. Lo devo fare perché me sì. La sento e come ti ho detto prima, dietro a questo lavoro c'è tanta gente. Certo. Io ringrazio in primis il mio maestro, Domenico Massarini, perché comunque se non ci fosse stato lui io non sarei qui. Mi ha supportato in tutto. Ringrazio il Mofi Center che mi ha aiutato in questo periodo, Fabio Manna, Giovanni De Vico, la palestra Hedonism che mi ha permesso di allenarmi, Giusy Massarini che mi ha aperto le porte della sua palestra, Mirko Portodibasso che mi ha allenata in sala pesi, ringrazio tantissimo Cristina Caruso che è stata al mio angolo e mi ha aiutato sabato perché ero quasi in una crisi di nervi, ringrazio la SAP che sarebbe il mio sponsor tecnico, l'Ortofan Pro che protegge i miei denti perché è il mio sponsor e mi dà il paradenti professionale. Certo. E poi ringrazio tutti i ragazzi del Cobra Team perché loro, credimi, mi hanno aiutato tantissimo. Ti hanno supportato tanto. Sì. Bene. Bene, li abbiamo così. Detti tutti? Spero di non aver dimenticato nessuno. Sabato con me c'erano Gennaro Aloe, che ha combattuto nella Kikjitsu. Purtroppo non è riuscito a stare sul podio, ma va benissimo così. Maria Teresa Talarico, che ha combattuto in seconda serie, ha portato anche un oro. Mario Lamacchia, che ha combattuto anche nella Kikjitsu. Non è andata benissimo, però ti ripeto, va bene così va bene perché così. Sono delle esperienze. Assolutamente. E saluto il maestro Passarelli, che era con noi durante la mia gara. Bene Romina, grazie per essere stata con noi e averci raccontato questa esperienza bellissima. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie a Romina Cozzolino. Noi ci vediamo più tardi.